Sono venuto su in montagna 15 anni fa, dopo averci passato l'infanzia, l'adolescenza. Questi luoghi chiamano l'agricoltura, la suggeriscono. La morfologia della montagna, il clima che la caratterizza, e fa sì che le patate siano quasi un prodotto spontaneo. Non serve alcun trattamento, è questo che pone una grande differenza rispetto a zone magari più agevoli, ma molto più difficili nei metodi colturali. La patata è un prodotto che chiama la montagna, la montagna la dà con generosità. La Quarantina Bianca è una patata caratteristica di questo territorio, ci si è ambientata bene, non è un caso che sia arrivata fino a noi, perché è comunque stata introdotta in questi luoghi più di 400 anni fa. È un frutto della biodiversità, ha delle caratteristiche particolari, è una patata con bassissimo contenuto di zuccheri, ha un gusto che sa vagamente di castagna, ha una forma molto difficile, bitorzoluta, con gli occhi molto pronunciati, lievemente arrossati. Non è la tipica patata addomesticata. Ha la storia nella sua polpa, nel suo colore, nel suo gusto. È molto diversa dalle altre patate.